Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di un orso molto fortunato. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Non capita spesso di vedere gli animali selvatici vagare per le zone abitate. Di solito fanno di tutto per evitare il contatto con noi, ma quelle rare occasioni in cui si avvicinano possono mettersi nei guai. Anche il più grande e forte predatore del mondo può trovarsi in difficoltà a volte. Gli orsi, per esempio, non sono proprio animali che considereremmo indifesi, eppure sono animali molto curiosi e quando si incastrano tocca a noi aiutarli, anche quando questo significa mettere a rischio la nostra vita. È proprio questo il caso di un orso di Alligator Point sulla St. James Island in Florida. L'animale, di oltre 170 kg, stava girando per il quartiere annusando tutto quello che trovava. La gente avvisò subito le autorità designate per sedarlo e riportarlo nella natura, ma subito dopo aver sparato il sedativo all'orso, le cose iniziarono ad andare molto male. Può sembrare cattivo sparare ad un animale, anche quando si tratta di colpi specifici e assolutamente non pericolosi, ma le autorità non hanno scelta. Anche se l'orso non voleva altro che passeggiare e cercare qualcosa da mangiare, prima o poi avrebbe incontrato un essere umano e non si può mai sapere come si sarebbero comportati, sia l'animale che l'uomo. Il sedativo è l'opzione migliore per garantire che né le persone né gli animali si feriscano, ma a volte le cose non vanno come previsto. Gli agenti spararono, ma l'orso, invece che essere sedato, venne preso dal panico. Tutti si prepararono al peggio, ma non avevano idea di quanto le cose sarebbero degenerate. L'orso, comprensibilmente spaventato dalle persone che lo inseguivano, corse verso l'acqua e iniziò a nuotare velocemente per allontanarsi. Ma proprio in quel momento, il sedativo iniziò ad agire. L'animale non riusciva a restare a galla. Adam Warwick della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, WFC, sapeva che doveva agire in fretta. Senza esitazione si tuffò in acqua e raggiunse il povero animale. Molte persone non riescono neanche ad immaginare di fare qualcosa di così coraggioso, ma ad Adam venne naturale. È stata una decisione impulsiva, avevo talmente tanta adrenalina in corpo che quando ho visto l'orso annegare non ci ho pensato due volte, racconta ai giornali. È stato spinto dall'adrenalina. Se ci avesse riflettuto, avrebbe capito quanto era pericoloso. Invece si buttò e tenne a galla l'enorme orso tenendogli le braccia intorno al collo mentre si avvicinava alla riva. L'animale non era completamente addormentato e ovviamente sembrava angosciato e in difficoltà. Provava goffamente ad arrampicarsi su Adam per tenere la testa fuori dall'acqua, ma non riusciva più a muovere le zampe. Questo sicuramente salvò la vita dell'uomo, ma rese l'impresa decisamente più dura. Nonostante la situazione, Adam restò calmo e riuscì ad avvicinarsi alla riva, dove i suoi colleghi della FWC lo aspettavano. Lo trascinò per quasi 23 metri. Gli agenti della FWC accorsero ad aiutare la strana e fortunata coppia. Per spostare l'animale, ormai sempre meno cosciente, servivano molti uomini. E anche una buona dose di coraggio, vista la situazione. La squadra decise di usare la pala di un trattore per spostare l'orso e riportarlo a casa, la foresta nazionale di Osceola. Non avrebbero mai potuto portare quell'animale di 170 kg senza il trattore. Nonostante il sedativo, avevano tutti paura che l'orso avrebbe ferito Adam con gli artigli, e invece, sorprendentemente, aveva solo un graffio. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe uscito così da una missione del genere? Fortunatamente neanche l'orso si ferì, anche se probabilmente non vorrà avvicinarsi all'acqua per un po'. L'importante è che ora è sano e salvo nel suo habitat naturale e speriamo che abbia imparato a non girovagare tra i quartieri residenziali. I veri eroi sono coloro che agiscono senza paura,
Ed è proprio quello che ha fatto Adam. Si è lanciato e ha fatto l'impensabile quando nessun altro ha avuto il coraggio di farlo e ha salvato la vita di quell'animale. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!